Guardali, tutti confusi che cercano di sparare a due ardenti, neanche uno. Ehi, ehi, concentrati su un solo nemico, ovvero gli elicotteri. Guardali, tutti confusi, non sanno cosa fare, cosa combinare. È l'ora di tornare a scuola. La scuola della Voltec. Sovrintendente, tutto bene? Ehi là, tu sei attivo. Sì, è attivo e anche cattivo. Beh, però, non ha tanta resistenza e l'alluminio mi serve, grazie. Vieni qua che ho bisogno di alluminio, stronzo. Ostile identificato. Madonna, vi spacco tutti. Aia, aia, dolore. Quanta gente. Quanti robot, aspetta. La prima volta che sono venuto qua non c'era tutta sta gente. Ecco qua, combattiamo ad armi pari. Tu mi attacchi con i laser e io ti attacco con un fucile a pompa. Avessi le munizioni esplosive vedresti che casino che ti faccio. I robot sono diventati una delle cose più difficili da tirare giù adesso che hanno aggiustato i livelli. Ecco fatto. La ricetta degli antibiotici. Apprendila. Ho appena trovato un'altra rivista. Testa di Assaltron recuperata. Si carica ricaricando ripetutamente. Più sono le cariche, maggiori sono i danni radi all'utilizzatore. So che è pericoloso quest'arma, però esteticamente è figa. Dio mio, l'ho caricata troppo. Per quanto sia pericolosa, voglio provarla almeno una volta. Buongiorno, come va? Il soprintendente ha parlato di altra gente in arrivo. Sì, sono io, salve. Sei tu che comandi qui? Mi hanno programmato per gestire l'università in assenza del rettore. Credo che il rettore sia morto da un bel po', no? La gestisco io. Grazie. Dobbiamo entrare nell'area riservata. Ammesso e non concesso che esista un'ala simile e non lo sto certo affermando, nessuno di voi avrebbe le credenziali per accedervi. Quindi esiste. Le mie credenziali sono il mio pugno. Deve esserci un altro modo. I protocolli in merito sono ormai stabiliti e non modificabili. Ok, quindi non quali sono questi protocolli? Aggirarli. Lei si è laureata qui, non basta questa cosa? Spetta alla facoltà stabilire chi va e dove nel campus. Non agli ex studenti. Vabbè. Potrei essere l'unico essere umano ancora in vita che ha legami con l'università. La mia autorità non è dunque pari alla tua? Interessante, no, argomento. Per la cronaca, ero contrario al fatto che tu diventassi soprintendente. Non intendo, che cattiveria, secondare in nessun modo le tue richieste. Se lo facciamo saltare in aria sto robot, sono tutti morti, stronzo. Le condizioni del mondo esterno non sono un mio problema. E su questo c'ha ragione. Non volete cedere. Molto bene. Allora c'è un problema che potreste aiutarmi a risolvere. Sì, ma vai più veloce, che coglioni parlare coi robot che parlano così lento. E laddove il tuo soprintendente ha già affrontato il programma, tu che vivi e respiri potresti entrare nella classe. Se facciamo un corso accelerato, volentieri. È ridicolo. Anche se avessimo 4 anni da impiegare, ecco, esatto, e non li abbiamo, l'università è deserta. Non ci sono professori.
Useremo i robot. I protocolli di emergenza consentono ai Mr. Andy, responsabili della manutenzione, di seguire gli studenti. Dio mio, questa argomentazione andrà molto lenta, eh? Capacità di gestire la simulazione del Volt è sperimentale. Sperimentale. Al compito. Quindi, cosa consiste il test? Ti verrà assegnata una missione che dovrai completare nell'area di simulazione del Volt. Ok, devo fare il sovrintendente in pratica. Andy, saranno gli abitanti a cui dovrai soprintendere. Perfetto, va bene, facciamo questo esame. Mi fa piacere. Nello scenario di questa prova, il Volt è diviso in fazioni. Devi risolvere i conflitti nella maniera che ritieni opportuna. Una cosa karmica in pratica. La sicurezza ti fornirà tutti i dettagli. Va bene, professor Robot. Non conosco questo scenario di prova. Il professor Bot deve averlo riprogrammato di sua iniziativa. Ah beh, molto bene, no? Ah, tu vieni con me? Allora, andiamo a vedere come si svolge questo esame. Presenza estranea, identificati. Dove sei? Voglio provare quest'arma. Stavo per fare un errore, stavo per sparare. Buongiorno, sono qui per la prova. Sei tu il soprintendente? Complimenti per il tempismo. La situazione tra gli ingegneri e lo staff medico è a dir poco tesa. Ok. È arrivato All Might. Non temete, io sono qui ora. Dammi il quadro completo, forza. Facciamo il professionisti. C'è stata una perdita nel reattore. Kelemen, l'apprendista dell'ingegnere capo, è entrato a ripararla. Ok. Ed è stato irradiato. Un idiota si è fatto ammazzare, bene. È terribile. Il peggio deve ancora venire. Il dottor Loris, capo dell'equipe medica, si è rifiutato di mandare aiuti. Ha messo la zona del reattore in quarantena, così nessuno può rischiare di morire. E questo è giusto. L'ingegnere capo Brass ha accusato il dottore di omicidio. Ma scusami. Poi, due giorni dopo, la gente ha notato che Stella, una delle assistenti di Loris, era scomparsa. Tutti pensano che si tratti di una vendetta. Occhio per occhio. Molto probabile che in realtà questi due avessero una relazione, dai, buttiamola così. Il cadavere è mai stato trovato? No, niente. Esattamente. Prove, niente arma, niente macchie di sangue. Di olio in questo caso. Non so cosa fare, sovrintendente. Devi pensarci tu. Mi spiace. Va bene, Robinson. Non poter essere di aiuto. Vai tranquillo. Prevedo dei feroci mal di testa. Nessun compito è troppo grande per il sovrintendente. Facciamo i professionisti. Se hai bisogno di me, sono qui. Va bene, Robinson, andrò a vedere il problema. Parla con Brass e parla con Loris, va bene. Chi sarà il primo che troveremo? Ah, sono vicini, dai. Buongiorno, lei è il medico. Ah, soprintendente, il tuo intervento è più che gradito. Sono anche certo la tua voce. Che risolverai il problema presto e bene. Certo, parlami dei vostri problemi. Non ho problemi con Brass, al massimo li ha lui con me. Faccio solo il mio lavoro. Garantisco il benessere del Volt. E questo è giusto. Per quanto mi dispiaccia, da medico posso affermare che l'ingegnere capo soffre di paranoia e fissazioni. Non possiamo permettere che peggiori. Non so, ho sentito che hai messo in quarantena il reattore. Ah, brutta storia. Ma non mi sento in colpa. Andava fatto e basta. Ha fatto quello che era giusto. Ho giurato di non nuocere a nessuno. E questo è giusto. A volte bisogna scegliere se salvare una vita oppure salvarne molte. E questa è una cosa nobile. Che suggerisci di fare? Semplice. Autorizzami a mettere l'ingegnere capo sotto supervisione clinica. Una combinazione di farmaci e terapia farà il resto. Qualcuno protesterà. Ma la mia e la tua autorità insieme minimizzeranno la cosa. Non lo so, Penso di poter convincere Brass a venire volontariamente. In questo modo eviteremo di turbare gli altri ingegneri. Devo pensarci. Ma certo, devi decidere tu. Io ti posso solo dare una mano.
Grazie, Loris. Qua c'è una chiave. La chiave del reattore. Perfetto. Vuoi vedere... attenzione, aspetta. Vuoi vedere che posso risolvere la questione senza schierarmi da nessuna delle due fazioni? Prima però andiamo a parlare anche con l'ingegnere. Sì, soprintendente. Perché tra virgolette? Hai qualche problema? Sono qui per parlare del vostro problema. Della sicurezza non me ne frega niente. Il dottor Loris non ha il diritto di mettere il reattore in quarantena e lasciar morire Kelemen. Omicidio pure e semplice. Questo voglio, diciamo che giustizia. Diciamo che lui è più empatico sotto questo punto di vista. Però prima vorrei sapere dell'assistente di Loris. Non si sa mai. Ti hanno detto che io e i miei abbiamo setacciato ogni centimetro di questo vault per cercarla. Sì, esatto. Pannello dopo pannello, okay. Condotto dopo condotto. Quindi l'avete non cercata, bene o male. Qualcun altro. L'unica persona così cinica è il dottor Loris. E lo ha dimostrato con Kelemen. Non lo so, è percezione. Hai detto di aversi tacciato ogni centimetro e l'area della quarantena? E come potevo? Solo Loris e il suo staff hanno accesso a una zona messa in quarantena. E io c'ho la chiave. Vuoi che lo arresti? No. Metà di questo vault pensa che abbia fatto bene. Lo sapevo. Intervenire adesso significherebbe scatenare una sommossa. E questo voglio è vero. Solo che tutti sappiano che in questo vault la mela marcia è lui. D'accordo. Carisma 8. Forse un discorsetto ben mirato potrebbe convincere Loris a confessare. Non credo che Loris abbia torto. Devo pensarci. D'accordo. Fammi sapere quando ti deciderai ad assumere le tue responsabilità da soprintendente. Sai che sei stronzo, eh? Però siccome ho la chiave, posso andare a controllare. Guarda, lo sapevo che questa storia si sarebbe conclusa con mettiti da una parte o dall'altra, ma che c'era la scappatoia. C'è sempre una scappatoia in queste missioni. Controlliamo il reattore. Vediamo chi è che sta mentendo o no. Ovviamente penso che fosse solo una simulazione il fatto che il reattore fosse irradiato. Oh, e invece no. Però poco. Oh, ma guarda, è come avevo detto, sono morti insieme perché si amavano. Porca troia, quanto è banale e cliché questa cosa. Parla Estella, assistente del dottor Loris. Loro si amavano, sono quanto ci fai? Entrata nel reattore per aiutare Kelemen, ma non c'è abbastanza tempo. Il reattore è in fase critica. Gli sto somministrando abbastanza radioattivo. Tavolo da biliardo. Le riparazioni, ma le radiazioni non ci lasceranno scampo. Oh. Se non altro, il volto. Si sono sacrificati, non si amavano. Vabbè, ci sta anche questo. Chissà se c'è l'opzione fa saltare in aria tutto. Ah, sono uscito dalla simula. Minchia, 50. 50 di radiazioni? No. Va bene tutto, però. Porca troia, 50 di radiazioni a colpo? No. E questo però sono molto contento di averlo. Vediamo caricato con uno solo quanto danno fa. Vediamo, eh. Fa anche questo 50 di radiazioni. La testa dell'assaltron è un'arma interessante, però non vale la pena delle 50 radiazioni al colpo. Probabilmente magari contro un boss umanoide ci può anche stare questo piccolo sacrificio, magari. Robinson, ho risolto il problema alla grande. Hai qualche domanda, soprintendente? No, ho solo una risposta, ecco a te. L'hai trovata, povera ragazza. Lo so, lo so. Immagino che non ce l'abbia fatta. Ascoltiamo dunque. Oh, quindi non è stata assassinata. Voleva salvare Kelemen. Sono stati degli eroi. Hanno salvato noi. Questa già. È un'ottima notizia. Dobbiamo parlarne con Brass e Loris, così la smetteranno di litigare. Finalmente. D'accordo, radunali e lasciamoci questa storia alle spalle. Subito, soprintendente. Tante care cose. Zona comune. C'è un annuncio importante da parte del soprintendente. Ovvero basta guerre civili. Eccoli qua, tutti e due. Il bianco e nero e l'azzurro. I colori Power Ranger. Ho del lavoro da fare. Forse il soprintendente ha finalmente deciso di metterti dietro le sbarre. Dio mio, vi sparo tutti e due, eh? Basta così! Il soprintendente ha scoperto cos'è successo a Estella! Perché questo io sono bravo! Dimostra che è entrata nella zona di quarantena da sola!
Lei e Kelemen hanno salvato il Volt. Speriamo che si accontentino di questa storia. Collaborato. Medico e ingegnere. Già, hai visto? Siamo stati stupidi, Brass. Bisticciare come due vecchi. Mentre i giovani risolvevano i nostri problemi. Dovevamo pensarci noi. Già. In effetti, mi trovi d'accordo. Bravo, Brass. Nessun rancore, dunque? Niente più litigi? Lavorerete secondo l'autorità del sovrintendente? Starete ai miei ordini? Sì. Sì. È la cosa giusta. Bravi tutti e due. Ottimo lavoro. È una soluzione di cui ogni soprintendente dovrebbe andare fiero. Tutti devono imparare a lavorare insieme. Già. Quindi siamo a posto? Complimenti per aver completato la simulazione. Facevo il tifo con te. Minchia pure. Uff, simulazione finita. Mi rende sempre così nervoso. Spero di aver recitato bene. Sei stato bravo, Loris. Tu invece sei stato antipatico. Esame finito. E torna a pulire. Che gioia, eh? Andiamo a prendere il mio attestato. Da dove sei apparsa? Tu, ti stavo per sparare, testa di cazzo. Eccomi qua, ho superato il tuo esame, hai visto? A quanto pare hai passato il test. Sì, appena sopra le medie, come no, eh? Sopra le mie scarse attese. Sì, come no. Io invece ho trovato la tua simulazione noiosa, 0 stelle su 0. Tutti bravi a Ha parlato, eh? Per tua fortuna, questa università... Sì, ma un po' più veloce, su. ...programma disciplinare per le teste calde. Sì, ma stavolta te la sei cercata la risposta, eh? La laurea ufficiale dell'università Voltec, con accesso all'ala riservata. Adesso me lo attacco al muro, la mia laurea, messo così. Nello spazio di simulazione, sì? Del Volt c'è un'area di manutenzione. Nasconde una stanza secondaria che credo contenga quello che tu stai cercando. La porta da cui sono uscito prima? È stato un piacere vederti, professor Volt. Quasi però, eh? Sì, soprintendente. Posso immaginarlo. Complimenti per il risultato di uno dei tuoi abitanti. Perché non hanno messo un Mr. Andy qua? Fiera. Lo sono. In effetti, sì, lo sono. Eccolo lì, ti pareva. Temo di non avere il mio vecchio tocco da condividere con te. Ma forse ciò che troveremo nell'ala riservata sarà ancora meglio. Speriamo. Ah no, ok. È una porta sigillata. Con i laser, giustamente. E cos'è che stiamo cercando noi, di grazia? Beh, non mi aspettavo una roba così rustica io. Robot. Bene. Non c'è motivo di allarmarsi, esatto. Un momento. Non c'è motivo di allarmarsi. Hai rubato questa frase a Kira? Maledetto robottino. Ma stai buono. Tu non sei un Protectron, tra l'altro? Perché c'hai un programma ammazza? Falso allarme, disattivazione. Ma dai, c'era una porta segreta dietro il coso della mensa. Allarme sensore. Oh no, un assaltro. Non entrare nessuno. Io non voglio farmi ammazzare da nessuno, invece. Per fortuna che abbiamo aperto lo shortcut prima. Madonna mia, ma che danni fanno? Cioè, guarda qua. E che cavolo. Cioè, ho dovuto anche consumare tutte le mie munizioni per ucciderlo questo. E le mie armature si stanno disintegrando, sai che novità. Ma guarda che cose simpatiche che nasconde la Voltec. Cosa ci starà nascondendo la Voltec? Sai che novità? La Voltec che nasconde qualcosa? Wow! Siamo passati dal rustico all'industrial. Vediamo cosa hanno lasciato. Speriamo che abbiano lasciato qualcosa di utile. Che bello, ci hanno lasciato un video da guardare. Stimati membri del congresso e delle forze armate, benvenuti a una speciale presentazione
della Volpe. Certo. Se ti dispiace se io faccio una foto intanto? Oro. Questo metallo è l'anima del commercio fin dalla notte dei tempi. E in caso di guerra nucleare, questa preziosa risorsa sarà fondamentale per la ricostruzione del futuro economico americano. Come no? Ecco perché la Voltec è stata incaricata di produrre un volt diverso. Un volt che crea l'oro? Battezzato col numero atomico del metallo che custodirà, il volt 69 sarà intelligente. La nuova casa di tutte le riserve auree americane. Fort Knox verrà segretamente svuotata e chiusa. I suoi lingotti d'oro saranno trasferiti nel nuovo vault, dove sarà al sicuro grazie alla sicurezza automatizzata all'avanguardia della Vault. Rilevamento biometrico per la verifica del personale autorizzato. Quindi dobbiamo diventare personale autorizzato. Griglie laser per tenere lontano gli intrusi. E in caso di irruzione, un sistema difensivo con torrente di grado militare, creato in collaborazione con i nostri amici della Robco. Tutto questo è integrato con pareti di contenimento piombate. Ok. Tutto quello che si può sognare, insomma. Impianti di produzione automatizzati. Ok. Volt 79. Un futuro dorato per l'America che tutti conosciamo e amiamo. Offerto da Volt. Lo sapevamo tutti che la Voltec era immischiata con roba governativa, però... Un volt che tiene tutto oro? Per una volta le voci sono vere. In quel volt esiste un tesoro. La riserva d'oro degli Stati Uniti. Diventeremo ricchi. Però c'è tanta sicurezza, eh? Solo entrare nel volt è una sfida vera e propria. Solo aprirlo. Senza contare le innumerevoli contromisure per gli intrusi. Però la ricompensa... Tralasciando il piacere che l'uomo prova nell'accumulare ricchezze, cosa ci potremmo fare con un vault pieno di materiali preziosi? Nuotarci dentro? Se tutti sapessero che abbiamo noi, potremmo reinventare l'economia e introdurre la nostra valuta. Ok, quanto ho io di intelligenza? Peccato che non ho più Mentats. Ho 5 di intelligenza, non ci arrivo, perché non ho niente che mi aumenta l'intelligenza. No, ho una zuppa che mi dà 2. Però mi manca ancora uno. Ah, quando serve il Mentats e non ce l'hai dietro. Dannazione. Va bene. A parte nuotarci dentro? Ascoltami con molta attenzione. A cosa è sempre servito l'oro nella storia dell'umanità? A vendere e a comprare. Tranne in Minecraft. Potremmo legittimare la nostra valuta. Una valuta legittima. Peccato che l'hai detta tu sta cosa, volevo dirla io con intelligenza. Niente più contrattazioni selvagge o scambi non regolamentati. Beh, non accadrà ci domani, sta. Ma un giorno potremo creare una nuova economia. Mm-hmm. Diritti di proprietà, tasse. Ti stai espandendo un po' troppo, eh? Un governo. Deve essere opera della Voltec che ci stanno ancora tenendo d'occhio. Ne dubito. Qualcosa deve essere andato storto. Il governo sarebbe dovuto venire a rivendicare l'oro. Dovrebbero essere qui. Ma e invece... Non dobbiamo preoccuparci di questo. L'importante è entrare nel Vault. E per farlo avremo bisogno d'aiuto. Fortunatamente hai conosciuto due grandi gruppi di persone. Ti pareva. Uno con i propri punti di forza. Tecnicamente, Foundation sarebbe l'idea giusta. I predoni... non mi fido tantissimo, anche se sono di parola. E se gli dicessi teniamo la cosa per noi? La palacchia non è più soltanto nostra. Ci servono persone con talenti che non c'entrano niente con i manuali di addestramento Voltec. Oh, beh, parla almeno... con entrambi i gruppi per capire se possono aiutarci. Vagliando ogni opzione, potremmo attuare un piano migliore. Beh, ci sta. Valutiamo la cosa, allora. Ora quello che ci rimane da fare è solamente dire a due fazioni contrastanti che c'è un mondo d'oro dentro un vault. Non vedo cosa potrebbe andare storto.